sarebbe vicino. Buonasera. Sono i Fotter, tesoro. Oh là là, che wow, chic shop. Benvenuti al chateau. Perché non vogliono dormire nella nostra latrina. Guarda questo posto. Oh, wow. No, non credo che il cane sia una buona idea. Tranquillo, Mosè è più amante che combattente. Sfigato! Oh! Mosè! 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 Sfigato! No! Papà, ti avevo detto di non portarlo! Voleva vedere il caravan! Papà! Mosè! Tranquillo. Mosè! Fate uscire quel maledetto cane! Mo... Oddio! Papà! Oh! Sfigato! Oh. Sfigato, non farlo! Sfigato, Sfigato no. Non farlo! No, no! Accidenti! Mosè! Resisti! Mosè! Mosè, resisti! Ti salverò! Il gatto usa lo sciacquone! Oh mio Dio! Mosè! Lo tengo io! Jake, togliti di mezzo! Ma che cavolo fai? È la mia tazza! Ti prendo il mio cane! Al diavolo, il cane! Pensa alla mia tazza! Mosè! Ah! Greg, prendi il bambino, prendi il bambino! Siamo partiti dunque con un sorriso, questo è un film famosissimo davvero che abbiamo guardato in tanti, ci siamo davvero divertiti, mi presenti i tuoi. Abbiamo fatto questa intro simpatica per affrontare oggi un argomento che ci sta davvero a cuore, perché parleremo di gatti, però facciamo un passo indietro, premessa, investono tantissimo tempo, investono tantissime energie per salvare, curare, aiutare, per dare una famiglia ai gatti e anche ai gattini meno fortunati. Si chiamano le sfigatte, ci siamo un po' agganciati al nome del gatto del film I presenti tuoi e siamo davvero felici di poterle avere qui in studio quest'oggi. Attenzione, voi vedete due bellissime ragazze, in realtà sono tre, poi scopriremo perché. Diamo il benvenuto a Laura Bettella, presidente dell'associazione Le Sfigatte ODV. Ciao Laura, grazie per aver accettato grazie il nostro a te, invito. Giancarla, grazie. E Caterina Altomani, consiglio direttivo delle Sfigatte. Piacere. Ciao Caterina, però abbiamo detto che non ci siete solo voi due, abbiamo una piccola ospite, piccola, di soli 5 giorni. Vediamo, ecco, se Simone in regia, guardate, 5 giorni, Mir. E come mai l'avete chiamata Mir? Che cosa significa? Mir significa pace in russo, ecco, e lei ha una storia un po' difficile che poi raccontiamo, però volevamo anche dare, insomma, il nostro appoggio per la guerra che c'è in questo momento. Sperando che sia di buon auspicio. Certo. Allora, Laura, voi siete sul territorio davvero da tanti anni e sì, lavorate con estrema passione perché tutti vi conoscono, tutti, davvero. E quindi parliamo della vostra associazione, cominciamo con presentarvi, Le Sfigatte. Sì. Partiamo già da questo nome. Sì, abbiamo scelto questo nome che è simpatico, un po' ironico, sì, perché sì, così lasciava subito ben intuire di cosa ci saremmo occupate, quindi di gatti sfortunati. A cui chiaramente poi però noi cambiamo il destino, quindi esatto, non sono più sfigati dopo, quando li prendiamo in carico. E noi abbiamo iniziato la nostra avventura come sfigate nel 2007, grazie all'incontro tra me e Miriam, eravamo due volontarie indipendenti, ecco, diciamo fai da te. E poi abbiamo deciso di unire le nostre forze per, insomma, operare un po' più efficacemente sul territorio. Quindi abbiamo poi iniziato a farci conoscere, pian piano si sono aggiunti altri volontari, fino a che nel 2010 abbiamo proprio creato l'associazione Le Sfigatte e siamo diventati una onlus, adesso ODV. Assolutamente. Sì. Poi, come si diceva nella presentazione, investite davvero tanto tempo, tanta energia, con tanta passione, non vi sì, risparmiate. Sì, diciamo che allora, lo scopo principale dell'associazione è innanzitutto combattere e prevenire il randagismo. E poi, ecco, adesso sì, cominciamo anche con un bel tappeto di immagini che ci avete sì, inviato, così Laura ce le può commentare. E poi aiutare quanti più animali possibili, quindi riguardo alle sterilizzazioni. Che belli occhioni, guarda. Questa è l'arma, diciamo, principale per combattere e prevenire il randagismo, quindi noi sterilizziamo tutte le colonie che sono affidate a noi e seguiamo circa 350-400 gatti che manteniamo e sono tutti sterilizzati.
E chiaramente poi ci vengono anche segnalati altri gatti, insomma, in situazioni diverse, ecco, da sterilizzare, e noi cerchiamo di intervenire, ecco. Anche perché... Qui chi siete? Sì, facciamo subito una bella presentazione. Centro, vabbè, sono io, poi sulla sinistra c'è Sara Ascanu, che è, diciamo, segretaria, consigliera, e a destra la vicepresidente Silvia Conti. Complimenti, ma avete delle maglie splendide, davvero delle magliette, bella anche la tua. Sì, questa la si può trovare allo store, chi si vuole... Si può dire Stickets. Stickets, proprio... Bella, simpatica, mi piace anche molto quella di Caterina, bellissima, una principessa. Sì, una gattina un po'. Altre magliette. Belle. Allora, andiamo avanti con l'associazione. Di cosa vi occupate? Ce lo stavi spiegando? Sì, ecco, stavo dicendo, quindi sterilizzazioni fondamentalmente, quindi sia tutte le colonie che vengono affidate, sia gatti che ci vengono segnalati, insomma, qua e là, cerchiamo di prevenire, anche perché laddove ci sono due gatti, è chiaro che in pochi mesi si può creare una colonia, e quindi si deve intervenire, insomma, un po' tempestivamente. E poi cerchiamo di aiutare, insomma, tutti gli animali che ci è possibile aiutare, e ogni giorno noi riceviamo tantissime segnalazioni di gatti bisognosi, abbandonati per strada, gatte incinte, cuccioli, gatti malati, e quindi cerchiamo di intervenire, li recuperiamo, li portiamo dai veterinari, li rimettiamo in sesto, e poi se sono adottabili li mettiamo in stallo dai nostri volontari, ossia in appoggio temporaneo, in attesa poi di trovare un'adozione. Ecco, ecco, fisicamente dove siete? Allora, la nostra sede è in via Pasquale Paoli, dove c'è appunto quello che chiamiamo lo Sfigatte Store, c'è un po' di tutto, vendiamo anche i nostri gadget e ogni tanto abbiamo anche dei gatti. A che numero? Così. Al 41B. 41B. Okay. 41B, ok. E nulla, abbiamo anche dei gatti ogni tanto, perché li utilizziamo un po' per tante cose, nel senso, sì, ci sono i gadget per, così, da vendere per autofinanziamento, poi nel retro ogni tanto abbiamo qualche ospite in emergenza, quando non sappiamo dove metterli, ecco, in emergenza li sistemiamo lì, sì. Ecco, poi parleremo anche delle sterilizzazioni, perché voi fate questo lavoro davvero prezioso, sì, contro il randagismo. Sì, ne facciamo tantissime, sì. L'anno scorso, più o meno nel 2021, ne abbiamo fatte oltre 350, sì, di varie colonie. E poi appunto gatti così occasionali che vengono segnalati. E tutto, sì, a carico vostro? Sì, a con gli aiuti ovviamente. Sì, certo. Assolutamente, sì, anche perché no, vabbè, in Torino ogni anno c'è un bando del comune, si ha la possibilità di partecipare a questo bando, e se una delle colonie da sterilizzare può partecipare, quindi vengono devoluti dei soldi appunto per la sterilizzazione di quelle colonie specifiche. Però chiaramente non basta, non basta, perché poi cioè, magari si sterilizzano a seconda degli anni, quei 30, 50, 70 gatti, però è poco, ecco, quindi meglio che niente, ecco, ci mancherebbe altro, però tutto il resto sì, lo facciamo a carico nostro grazie così alle donazioni, quindi all'autofinanziamento. Da buon cuore appunto, sì, di chi ama, sì, gli animali, di, sì, chi vuol fare delle opere di bene, sì. Sta dormendo Mir? Sì, sì, tranquillo. 5 giorni, questo è proprio un miracolo, poi racconteremo la storia di questa bellissima gattina, che sta bene, vero? Sì, adesso sta bene. Adesso sta adesso bene. Sta bene. Poi racconteremo alle amiche e agli amici di GRP che ci stanno seguendo in questo momento. Poi gli amici di GRP sono molto sensibili al tema animali, tutte le volte che appunto parliamo di animali, di cani, gatti, abbiamo sempre una forte risposta, perché questi piccoli esserini davvero ci rubano il cuore, ce lo rapiscono, ci regalano tante gioie, tante emozioni, quindi speriamo che poi insomma trovi una bella famiglia Mir. Quello sarà l'obiettivo. Sì. Ma sicuramente la troverà. Sì. Ecco, ci vorrà ancora un po' però. Certo. Sì. E adesso quando prendete, quando raccogliete questi cucciolini così piccolini, qual è l'iter? Lo curate, cioè l'ha curata perché è una femmina, sì, la, sì, seguite. Parla Caterina, che è la nostra, una delle nostre baglie più esperte. Quindi insieme cominciamo a Susi, l'iter dell'adozione, che è la baglia di Mire, lei che la sta allattando. Cominciamo l'iter delle adozioni, poi torneremo anche con la voce dei veterinari sulle sterilizzazioni, sull'importanza delle sterilizzazioni, come ben ci spiegava la presidente Laura. Allora, iter adozioni. Come funziona l'adozione di un gatto?
certo. Allora, vabbè, in questo caso di Mir cominciamo proprio dal principio, nel senso che lei è piccolissima e quindi non sarà adottabile ancora per un paio di mesi, perché comunque quello a cui teniamo particolarmente è che i nostri gatti, per quanto possibile, arrivino all'adozione i più pronti. Certo. E quindi, insomma, cerchiamo che siano... Che zampine, mamma mia! Sani, completamente svezzati, autonomi, vaccinati, eccetera. E quindi non sono adottabili gatti piccolissimi. Ma sia per, come dire, aiutare i piccolini, ma anche per le famiglie che adottano, che sanno che arriverà un cucciolo pronto per stare in casa. Ecco. Dobbiamo soltanto fare un brevissimo break, poi riprendiamo allora con la storia delle adozioni e poi cerchiamo anche di fare subito il collegamento per le sterilizzazioni, così abbiamo focus completo. Facciamo solo una brevissima pausa, tra poco. Rieccoci insieme, siamo in compagnia delle Sfigatte, mi viene, che è un'associazione molto importante che si occupa di accudire, di raccogliere, di sterilizzare, di dare una famiglia a dei gattini meno fortunati, che però poi diventeranno fortunati perché avranno delle famiglie bellissime. E prima stavamo chiacchierando con Caterina Altomani, consiglio direttivo appunto delle Sfigatte ODV, che ci stava raccontando la storia di questa meraviglia di soli 5 giorni che tiene tra le mani con la sua copertina. Sì, allora lei è Mira, adesso è una gatta felice, accudita e a pancia piena grazie alla sua balia, però diciamo che la sua storia è cominciata un po' in salita. Decisamente. Allora, la sua mamma è una delle tante mamme gatte sfortunate che... E questa? Eccola lì, lei è Flora, l'abbiamo chiamata così, e diceva una di quelle gatte sfortunate non sterilizzate che vivono randagie e che partoriscono in ogni dove. Lei si è ritrovata a partorire per di più probabilmente malata, con una patologia preesistente, a partorire nel bel mezzo di un giardino, di un parcheggio, di un supermercato praticamente. Ah, e a Torino? Ha cominciato a partorire nel reparto giardinaggio e devo dire, senza polemica, però nell'indifferenza di tante persone, per fortuna qualcuno non è stato indifferente, hanno cercato aiuto tramite le istituzioni in alcuni casi aiutano, in alcuni casi arrivano tardi, ci mettono troppo tempo, e orgogliosamente dico che noi Sfigatte spesso siamo più veloci, certo. E possiamo dare un aiuto rapido. Mi conosco, so come lavorate davvero. E quindi questa ragazza che ci conosceva ci ha contattato, è riuscita a recuperare la Micia, a portarla in clinica. E Mir, i primi due micini erano nati morti nel reparto giardinaggio. La piccola Mir è nata nel trasportino, in macchina, durante il viaggio verso la clinica. E in serata poi la mamma Flora ha cercato di partorire ancora l'ultimo micio, e visto che era in grande sofferenza hanno fatto un cesareo, e però poi le condizioni di Flora sono crollate e Flora non c'è più, e la piccola Mira è la prima micina neonata che accogliamo quest'anno. E si comincia la stagione, perché poi adesso cominciamo e ne arrivano tanti, perché non tutte le mamme gatte hanno la fortuna di partorire nel posto giusto, di avere un'alimentazione adeguata, di avere cure. Non tutte le mamme gatte sanno come fare, perché anche loro ogni tanto sono spaesate, sono spaventate, partoriscono nei posti sbagliati. Certo che se il parto avviene in un parcheggio dove ti sfrecciano le macchine di fianco, immagino che anche per una mamma gatta non sia semplice.
No, no, perché le mamme gatte nel nostro ambiente urbano non possono sempre trovare il posto giusto. E ogni tanto ritroviamo le mamme coi cuccioli e se possibile le teniamo sempre insieme finché non finiscono l'allattamento e lo svezzamento. Ogni tanto troviamo solo i cuccioli perché magari la mamma è stata investita o si è allontanata o non sappiamo cosa le è successo. E allattiamo tanti cuccioli durante la stagione. Ecco, vediamo un bellissimo video. Ecco, questa è Mir, appena arrivata. Ma che tenerezza. Ancora più piccola di adesso. Lì era affamata, stava aspettando proprio la sua prima poppata. Ed era 100 grammi. Di 100 grammi? 100 grammi di tenerezza. E adesso quanto pesa? 140. 140, dai, 40 grammi comunque acquistati e conquistati, sì, soprattutto. Sì. Ne approfitto, se posso, per dire che noi cerchiamo sempre aiuto di volontarie o volontari che vogliano fare le balie, perché i cuccioli da accudire, le richieste sono sempre più delle nostre disponibilità, per quanto noi cerchiamo di formare balie continuamente, ogni anno reclutiamo nuove balie, ovviamente qualcuno, chi per lavoro, chi per problemi di tempo non può fare la baglia. Ecco, cosa vuol dire fare la baglia? Così lo spieghiamo. Ricordo che abbiamo un numero WhatsApp 392 022 8020 e una mail grp@grp.it. Poi diamo anche bene i vostri riferimenti, così, in modo tale che il vostro appello possa essere raccolto e accolto. Allora, fare la baglia vuol dire prendersi cura di questi cuccioli in allattamento e quindi alimentarli con il biberon ancora, e impiega però, allora, impiega quasi le 24 ore, perché comunque devono essere allattati ogni 3 ore circa, e quindi non è compatibile con orari di lavoro, bisogna avere bene o male un po' di tempo libero, o comunque riuscire ad allattare ogni 3 ore. E quindi le disponibilità ovviamente non sono mai tantissime, noi però cerchiamo di creare un gruppo, io insieme a Susi, l'altra balia più esperta, cerchiamo di seguire e formare chiunque voglia fare la balia, nel senso che più ne abbiamo, più ne possiamo accogliere dentro perché la famiglia. Perché c'è un'idea di formazione, ovviamente, c'è una formazione per poter... Sì, più che altro... Qualche istruzione. Dobbiamo seguirli, perché ovviamente con i cuccioli tutto può andare benissimo, e invece ci possono essere complicazioni e chi ha più esperienza può aiutare. Però sottolineiamo che chi si vuole offrire non deve avere per forza già esperienza. Ecco, chiunque abbia voglia, ecco, di imparare... Sì. Sarà poi formato da Susi, da Caterina, e per acquisire appunto esperienza, perché... Ma guarda, sono innamorata di Mir, che amore. Speriamo davvero che sicuramente con voi riesca... Sicuramente ha rubato il cuore anche dei telespettatori che ci stanno in questo momento guardando da casa, però auguriamo davvero a questa piccola amicina tanta... fortuna, il fatto di trovare dei padroni che le vorranno bene, una famiglia, tante cure, tante coccole. Sì, vero? Quello farà parte poi del percorso successivo in cui cercheremo la sua adozione, come la cerchiamo per tutti gli altri nostri gatti. C'è chi dice che siamo un po' severe ogni tanto, però... Bisogna anche pensare che sono amici che noi abbiamo accudito, in alcuni casi proprio allattato, e quindi, come dici tu, noi cerchiamo la famiglia migliore possibile per loro, ecco. Assolutamente. Come avviene l'adozione? Allora, noi utilizziamo i social per mettere gli appelli dei nostri amici che cercano casa, quelli che, come dicevo prima, sono pronti. Sono tagliandati e pronti per andare a casa. E tramite i social riceviamo le richieste, e poi quello che per noi è proprio il punto cruciale, importante, è il conoscere l'adottante di persona. Ecco, questa è una cosa a cui ci teniamo tantissimo, non è sfiducia, non è malafede assolutamente, però
dopo tante cure, tanto impegno, ci piace, ecco, sapere a chi affidiamo i nostri amici e anche sapere che saranno in sicurezza poi, che saranno protetti nel modo adeguato, che sarà protetta e sicura la casa, perché ecco, questa è una cosa importante. Quando noi diamo dei consigli che sono un po' regole, ecco, per proteggere anche i balconi, le finestre, per tenere in sicurezza i nostri amici, ed è una cosa a cui ci teniamo tanto perché ci mettiamo impegno noi e vogliamo che anche i nostri adottanti poi mettano la stessa attenzione. Quindi i balconi cura, devono avere protezione. Le reti? Sì, non per forza le reti altissime, ci sono tantissime soluzioni diverse che non sono assolutamente invasive, che non sono esteticamente brutte, però devono. Siamo dell'idea che chi prende un gatto poi ne deve avere cura. Sì, ci sono diverse possibilità di messa in sicurezza dei balconi a seconda della tipologia dei balconi. Ecco, la gente non deve pensare che noi pretendiamo che un balcone diventi Alcatraz, cioè, però ci deve essere la condizione giusta perché il gatto non possa magari saltare sul mancorrente, che è il rischio maggiore. Ecco. Cade. Sì, perché tanti ci dicono no, non è mai successo, ho sempre avuto gatti. Ecco, purtroppo quei uno, due, tre gatti che uno può avere nella vita non fanno statistica, e noi invece di esperienze ne abbiamo tantissime, ma non solo dirette, però riceviamo anche tantissime mail di persone che ci chiedono aiuto perché hanno smarrito il gatto, perché il gatto è caduto, perché il gatto si è fatto molto male, quindi in clinica. A volte ci chiedono anche aiuto. Ecco, intanto continuiamo a mandare delle immagini, sì, appunto. Delle colonie. A volte ci chiedono anche aiuto economico perché non possono sostenere le spese del gatto che deve fare un intervento chirurgico perché si è... Però quella non è più competenza vostra. Ma no, certo, ma questo per dire, no? A volte ci chiedono anche questo tipo di aiuto, allora è meglio prevenire, che appunto richiediamo solo dei semplici accorgimenti per evitare queste tragedie, insomma, meglio prevenire. Quindi diciamo che in linea di massima i potenziali adottanti insomma, apprezzano, ecco, questa prassi, cioè noi comunque diamo... richiediamo determinate garanzie, quindi cioè delle condizioni precise, però per la tutela del micio, quindi la maggior parte di loro capiscono, quindi apprezzano questa prassi, e che indice anche poi di serietà, insomma, ecco, di scrupolo. E noi poi comunque diamo anche determinate garanzie, ad esempio quando un adottante magari anche a distanza di tempo non possa più tenere l'animale, chiediamo di essere ricontattate per restituirlo. Lo riprendete? Sì, certo. Lo riprendiamo, così lo ricollochiamo noi a seconda appunto del... cioè, cerchiamo di trovare l'adozione adeguata per lui, quindi preferiamo così, ecco, perché magari una persona non esperta magari lo colloca in una maniera non proprio adeguata a lui, no? Quindi è anche una comodità, no? per l'adottante sapere di poter contare sull'associazione anche per problemi che possono sorgere in futuro. Quindi. Certo. Facciamo un'altra breve pausa e rientriamo subito dopo e parliamo di gatti e dell'associazione Le Sfigatte. Rieccoci insieme, ben ritrovati. Prima la presidente dell'associazione Le Sfigatte ODV, Laura Bettella, ci ha parlato dell'importanza della sterilizzazione per quanto riguarda appunto le colonie dei felini. Quindi, per entrare nel merito di questo argomento, abbiamo in collegamento la dottoressa Eleonora Airola, veterinaria, e Luigi Matrella, veterinario, anche lui. Eccoci, sono in ambulatorio, quindi... Grazie per dedicarci parte del vostro prezioso tempo. Allora, si dicevamo prima in studio, dell'importanza comunque della sterilizzazione. Sì, allora il concetto di sterilizzazione è legato essenzialmente al concetto anche di benessere animale. Quando andiamo a parlare di benessere animale parliamo di fondamentali cinque libertà, dalla sete, dalla fame, dell'ambiente adeguato, ma soprattutto fra queste cinque libertà fondamentali abbiamo l'assenza di dolore e di malattie. Quindi il concetto di prevenzione delle patologie legate all'assenza della sterilizzazione è un concetto che va oltre il necessario bisogno di dover limitare i numeri di gatti randagi presenti sul territorio, perché un eccessivo numero di gatti randagi, anche delle esigenze alimentari crescenti, quindi la mancanza di cibo per un sovrannumero,
e porta con sé anche una serie di malattie date da sovraffollamento in comunità. Sterilizzare precocemente, oltretutto, abbiamo visto in questi anni che ha un'evidenza scientifica importante per andare a fare quella che è la prevenzione di tumori, tumori di infezioni legate sia al maschio che alla femmina, come può essere per esempio il tumore dell'ovaio, il tumore dell'utero, il tumore della mammella, ma anche del testicolo e della prostata nel maschio. Oltre appunto alle patologie di tipo oncologico che si è visto sempre su evidenze scientifiche, prima andiamo a sterilizzare e maggiore sarà la prevenzione che andiamo a fare, c'è anche tutta una sfera di patologie legate alle infezioni. Del parto. Una gatta randagia non può avere una gravidanza seguita come ormai gli attuali e moderni schemi e standard di medicina richiedono, ovvero ecografie, esami del sangue, un apporto nutrizionale adeguato alle esigenze fisiologiche del periodo pre e postparto e dell'allattamento. Come abbiamo visto con Caterina, la necessità di baglie è una conseguenza diretta di queste problematiche legate appunto ad un'assenza delle sterilizzazioni o comunque un numero di sterilizzazioni che continua a essere ancora un pochino limitato rispetto alle esigenze della popolazione felina che è in crescita sul territorio. Ecco, dottor Luigi Matrella, come ci ha spiegato bene la dottoressa Airola, sterilizzate sia maschi che femmine, questo è importante, e per prevenzione, per prevenire patologie oncologiche, le infezioni appunto, come ci avete ben spiegato, e anche per limitare quello che è il fenomeno del randagismo. Quindi dicevamo, dottor Matrella, sia maschi che femmine. Sì, assolutamente, si sterilizzano sia maschi che femmine proprio per prevenire il randagismo e la trasmissione di malattie anche infettive come possono essere l'AIDS felina, la leucemia felina, che vengono trasmesse per contatto in seguito a lotte, combattimenti. Nel periodo del calore delle femmine sono lotte, possono definire lotte intestine, dove i gatti si massacrano letteralmente. Questo è causa di veicoli di trasmissione di queste malattie pericolose e mortali anche per il gatto. Quindi, oltre alle prevenzioni dal punto di vista medico, di cui parlava la dottoressa Airola, quindi a livello oncologico, per prevenire queste malattie, anche abbiamo il vantaggio di ridurre l'incidenza per quanto possibile di queste patologie infettive virali a trasmissione fondamentalmente a contatto diretto, quindi sia nel contatto sessuale che nelle lotte per il territorio. Certo. Quando si deve effettuare la sterilizzazione? Allora, la sterilizzazione, il consiglio è sterilizzarli il prima possibile. Per quanto riguarda i randaggi, proprio per ridurre il rischio di gravidanze indesiderate, noi stiamo vedendo nella nostra pratica che l'età delle gatte fertili che vanno in calore sta anticipando molto, molto rapidamente. Prima si consigliava non prima dei 6-7 mesi, noi stiamo vedendo, ma anche gatte cosiddette casalinga che a 4 mesi e mezzo vanno in calore. E quindi ovviamente il consiglio è prima si riducono i rischi, vuoi delle cucciolate, vuoi delle trasmissioni di malattie, quindi a volte anche in età prepubere si può, prima del primo calore si può pensare alla sterilizzazione. Ci sono degli studi che suggeriscono appunto la sterilizzazione precoce riduce tantissimo il rischio di diffusione di sviluppo delle neoplasie mammarie. Assolutamente. Dottoressa Airola, la sterilizzazione ormai è insomma una pratica quotidiana, non comporta dei rischi? Perché spesso, magari parlo anche di noi che abbiamo gatti o due gatti, insomma, una è sterilizzata, il maschio no, è ancora giovane, però
c'è sempre un po' di timore, invece no, tranquillizziamo appunto i proprietari di gatti. Assolutamente. Allora, due aspetti fondamentali. Parlando di randagismo, un gatto non sterilizzato sul territorio si è valutato che ha una vita media che varia dai 3 ai 4 anni. La morte sopraggiunge appunto per malattie a trasmissione sessuale, lotte per accoppiamenti e problematiche legate alla gravidanza. Nelle nostre case e tra i nostri pazienti è ormai una grande percentuale di gatti che raggiunge tranquillamente i 18 anni. Fino all'anno scorso abbiamo tenuto in cura con una qualità di vita veramente eccellente un gatto di 25 anni. Quindi la loro qualità e durata della vita, anche grazie alla sterilizzazione, si è estesa notevolmente. La paura che può avere giustamente un proprietario nei riguardi di un intervento chirurgico, che è vero che per noi è un intervento di routine, ma resta comunque un intervento chirurgico, è una paura che ci sentiamo di tranquillizzare con lunghe chiacchierate con i nostri pazienti, spiegando quelle che sono ormai le nuove tecniche utilizzate nel periodo pre, peri, intra e anche post operatorio, ovvero norme di sicurezza legate ad anestesie di alta qualità. Noi utilizziamo l'anestesia gassosa, l'analgesia preventiva, ovviamente una sala chirurgica totalmente asettica, con un controllo del dolore che inizia da prima ancora dell'intervento, per poi avere dei risvegli sereni, tranquilli, una chirurgia che viene fatta con la massima sicurezza e tutti i monitoraggi, dal cardiomonitor alla pulsossimetria, al tracciato elettrocardiografico, all'intubazione e alla presenza di un anestesista in sala. È vero che c'è un rischio anestesiologico, ma se viene ridotto ai minimi termini, anche effettuando esami preoperatori adeguati con una corretta assistenza, è assolutamente un intervento che possiamo definire di routine, che ci permette di tranquillizzare come procedura con buone pratiche veterinarie l'ansia e l'apprensione da parte del proprietario dell'uso. Perfetto, quindi la sterilizzazione è consigliata, è importante per la prevenzione di patologie oncologiche, per la prevenzione delle infezioni, per limitare il randagismo, ed è una pratica sicura, quindi stiamo tranquillizzando tutti i proprietari di gatti che si devono comunque, che devono affrontare una sterilizzazione assolutamente consigliata. Abbiamo qualcos'altro da aggiungere? Se ci sono domande siamo a disposizione. Quello che consigliamo è che qualsiasi dubbio il proprietario non deve aver paura di proporlo al proprio veterinario e chiedere quelle che sono le procedure che vengono utilizzate per questi interventi durante. Anche perché è un intervento che si fa praticamente in giornata. Cioè si porta il gatto e la sera lo si riporta a casa. Solitamente sì, se ci sono delle problematiche possibili, solitamente molto minime, ovviamente se ne discute con il proprietario, ma solitamente non è necessaria un'ospedalizzazione che vada oltre il day surgery. Benissimo, abbiamo altre domande da studio, voi vi conoscete, per sì, cui sì, noi siamo già istruite. Perfetto, allora grazie davvero di cuore per questo intervento alla dottoressa Airola e al dottor Luigi Matrella, grazie ovviamente, buon grazie lavoro a perché voi. Vi abbiamo rubato il vostro ambulatorio, quindi grazie e buon proseguimento di lavoro, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere condividere. Buon lavoro a tutti. Assolutamente è un piacere nostro. Allora noi rientriamo, facciamo una pausa e poi torniamo da Laura Bettella e Caterina Altomani. Rieccoci insieme, abbiamo in studio Laura Bettella, presidente dell'associazione Le Sfigatte ODV, e Caterina Altomani, consiglio direttivo delle Sfigatte. Non c'è più Mir perché un'altra baglia le sta dando da mangiare, quindi era finito il tempo, momento, le tre ore. Esatto, era un momento. Ecco, chiudiamo appunto, Caterina, l'iter dell'adozione, quindi ci hai spiegato molto bene come si fa, come. Sì. E quindi, allora, come ho detto, quando uno vede sul nostro sito tramite i social un micio che vorrebbe adottare, ci contatta, ci scrive, e noi abbiamo piacere ad andare a conoscere i futuri adottanti e
e poi il gatto può arrivare nella casa dell'adottante. Quindi voi andate a valutare quelle che sono le condizioni della abitative, casa, la sicurezza più che altro, ecco. La sicurezza nonché tutto quello che riguarderà il benessere del micio una volta adottato, quindi magari la presenza di altri cani, di altri animali, di gatti e qualunque cosa. Qui stiamo vedendo delle vostre foto, raccontiamo un po'. Allora, questi sono i nostri volontari. Sì. Un'organizzazione come Le Sfigatte ha bisogno di tanta manodopera, tanto lavoro, che non si vede ma c'è. Questi sono i taxicat. Taxicat. Sono tutti quei volontari che, devo dire, proprio quotidianamente trasportano gatti, medicinali, cibo, perché i nostri gatti non sono tutti all'interno di una struttura, ma sono dispersi in qualche modo su tutto il territorio di Torino e prima cintura. E quindi abbiamo bisogno di tanti taxicat che partecipano a questa grande organizzazione, perché ai mici deve arrivare il cibo, devono arrivare farmaci, devono essere spostati per visite veterinarie, per sterilizzazioni, per vaccini, per qualunque cosa. E quindi abbiamo buona parte del lavoro dei nostri volontari è quella di accompagnare i gatti o di fare trasporti vari di ogni genere per tutta Torino e prima cintura. Ecco, quindi abbiamo delle belle immagini, adesso parlo con la regia così le cerchiamo, le mettiamo in onda di voi con i vostri banchetti, perché ripetiamo, voi siete un'associazione che ha bisogno comunque di aiuti, perché fate davvero un lavoro, eccovi qua. Ah sì, noi non riceviamo fondi, certo, ecco, dalle istituzioni. Puro volontariato. Cui, sì, sì, è tutto autofinanziamento, quindi le nostre fonti, diciamo, di autofinanziamento sono queste, le donazioni, i banchetti, la vendita appunto dei gadget, il tesseramento, il 5 per 1000, importantissimo, è quello che ci salva ogni anno per poter pagare, insomma, tutte le fatture dei veterinari. E quindi sì, sono tutte forme appunto di autofinanziamento. Mettiamo anche in le adozioni a distanza dei mici, quelli che non possono essere adottati per diversi motivi, perché magari hanno delle patologie, ci sono delle problematiche particolari e sono a casa di stallatori, e quindi però comportano delle spese, perché appunto magari hanno delle problematiche particolari di salute, quindi devono mangiare cibo speciale. Adesso speciale. Abbiamo anche tutto un tappeto di foto degli stallatori, esatto, che proponiamo, andiamo a commentare insieme. Ecco qua. Sì. Questi sono tutti i nostri volontari, preziosissimi, diciamo pure che il ruolo dello stallatore è preziosissimo, perché proprio che quello bello che... sto micione! Gli Astrid, magari una è già andata in adozione lei. Eh beh, ci credo, bellissima. Sì. Sono quelli tutti belli. Che diciamo che fanno spesso la differenza tra la vita e la morte del micio, perché quando noi riceviamo le segnalazioni, questa è Martina, una nostra stallatrice in erba, perché noi li formiamo già da piccoli, gli stallatori, ed è bravissima. Ha già stallato diversi gatti con la mamma, ovviamente, però li accudisce molto bene. E, dicevo, fanno la differenza proprio tra la vita e la morte dei gatti che ci vengono segnalati, perché noi riceviamo tantissime segnalazioni, ma se non abbiamo stallatori disponibili per prenderli appunto in appoggio, che belli, ma che non belli, possiamo prenderli, e cosa facciamo? Li portiamo dai veterinari e poi li lasciamo lì, insomma, come parcheggiati. Quindi è chiaro che magari temporeggiamo in attesa di trovare uno stallo, però se si perde qualche giorno di tempo, magari il gatto in mezzo alla strada finisce male, sparisce, ecco, quindi non riusciamo a salvare. Se invece abbiamo degli stallatori disponibili, loro lo possono accogliere, noi li portiamo dai veterinari, li rimettiamo in sesto se hanno bisogno di cure, sterilizzazioni, test, e loro li prendono e poi rimarranno da loro finché non troviamo l'adozione adeguata. Ecco, abbiamo ancora altre foto degli stallatori, adesso le faremo vedere e le commentiamo. Vedo dei signori che installano delle reti, per cui le reti sono importanti comunque. Sì. Quando adesso anche dalla regia arriverà il supporto fotografico. Queste reti comunque vengono installate, poi ci parlerete anche del progetto del rifugio. Allora ne approfitto per quanto riguarda gli installatori. Allora noi abbiamo sempre bisogno di installatori, come diceva Laura,
Non pensate però di non potervi proporre. Qua. Ah, ecco, questo sì, è questa rifugio. È l'installazione delle reti al rifugio. Al rifugio, è eccoci rifugio, qua. Al rifugio. Niente, per gli stalli dicevo che voi proponetevi in ogni caso, nel senso che abbiamo necessità molto diverse l'una dall'altra e quindi va bene una stanza, va bene un bagnetto in certe emergenze, vanno bene anche case senza protezioni per gli stalli e quindi... In uno stallo quanto può durare in media? Stallo vuol dire poi offrire un piccolo sì, spazio nelle proprie... temporaneo. Un appoggio temporaneo in attesa dell'adozione, sì. Sì, il periodo non lo possiamo sapere perché tutto dipende dal gatto, dal periodo, perché chiaramente è il periodo estivo quello più critico, ci sono meno richieste, più gatti segnalati e quindi magari gli stalli durano un po' di più. E poi chiaramente dipende anche da gatto a gatto, a volte magari ci sono dei gatti molto così che colpiscono maggiormente e magari vanno in adozione velocemente, altri che sono un po' più anonimi e quindi ci sono meno richieste, però lì riusciamo sempre a sistemare tutti, prima o poi, ecco, questo è l'importante. Magari no, stanno anche dei mesi, però alla fine ce la facciamo. E anche non soltanto i cucciolini. Sì. Ecco, poi c'è il progetto rifugio, vado in ordine di foto così sì. La regia anche adesso ci può proporre. Sì, diciamo che il rifugio, cioè un'oasi felina, è sempre stato così un obiettivo della nostra associazione, ecco, un progetto. 2 anni fa abbiamo ritenuto che fossero i tempi giusti, ecco, per poterlo realizzare, i tempi fossero maturi per poterlo realizzare. Qui dove siamo? In che area siamo? Siamo a Gassino, nel comune di Gassino, sì. Quindi abbiamo trovato questo terreno di 8.000 metri quadri, quindi bello spazioso. Vasto, un bel terreno vasto. E abbiamo quindi fatto un'importante raccolta fondi per poterlo acquistare. E diciamo che abbiamo avuto molto aiuto, ecco, da chi ci conosce, molto supporto. Ecco. E quindi siamo riusciti a comprarlo. Adesso, allora, il discorso, quello che noi vorremmo realizzare è proprio un'oasi felina, quindi una struttura con delle aree ben organizzate che possano servire innanzitutto, in primis, per i gatti forastici, quelli che non possono essere adottabili e non sappiamo mai dove collocarli quando ci capitano, ovviamente, quindi questo sarebbe proprio l'ideale per poterli collocare in un'area così molto grande dove possono stare liberi però al sicuro. Quindi abbiamo installato queste recinzioni in una parte di terreno, adesso ci sono già recintati 3500 metri, stiamo finendo proprio di installare la recinzione e dovrebbe essere a prova di gatto Udini, non dovrebbero uscire, speriamo, da lì. Adesso però c'è ancora un'altra area del rifugio che poi vedremo un po' come allestire. L'idea è quella appunto di avere una parte per i forastici e poi altre aree insomma ben organizzate per poter collocare magari gatti che si ha l'emergenza, ecco, di sistemare, oppure gatti che non trovano adozione, magari in quel momento non riusciamo a trovare gli stalli e quindi li possiamo collocare temporaneamente al rifugio. Insomma, quello poi è ancora da definire, però vorremmo appunto poi poter sistemare magari diverse tipologie, ecco, di gatti, di situazioni. Ecco, poi ci avete girato delle foto, io sto dialogando anche con la regia, di gatti costosi, virgolettato, per sì. Gatti operati alle orecchie, sì, sì. Per carcinoma. Sì, questo era per far vedere che a volte riceviamo delle segnalazioni che a livello economico sono veramente pesanti, chiaramente noi quando li prendiamo in carico non lo possiamo sapere, però poi... Eccoli ci è qua. Capitato, ad esempio, nell'arco di un solo mese, 3 gatti, tutti e 3 con tumori carcinomi alle orecchie. E quindi in 2, questo è Udini, abbiamo chiamato Udini. Bellissimo. Una volta era riuscito a uscire da una gabbia, non si sa come, e non l'abbiamo trovato la gabbia chiusa e il gatto fuori nell'ambulatorio della veterinaria, e quindi non abbiamo capito come abbia fatto. L'abbiamo chiamato Udini, comunque un gatto buonissimo. E ha già trovato adozione lui, per fortuna. Ecco, lui è Timpi, lui è quello un po' più problematico. A lui, a Duni, abbiamo dovuto proprio non togliere solo il carcinoma delle orecchie, ma proprio tutto, fare un'operazione che si chiama tecalbo e si toglie tutto il condotto. Quindi chiaramente un po' invasiva, però è l'unico modo per evitare che sì. Il carcinoma chiaramente si diffonda.
e ne abbiamo avuti 3 in un mese, poiché c'è anche Arci, lui non ha avuto questo intervento di Tecalbo, però gli si sono, hanno dovuto tagliare tutte e 2 le orecchie perché aveva appunto il carcinoma in entrambe le orecchie. E quindi questo bel trio ci è costato qualcosa come quasi 5.000 euro, tra intervento, degenze, che esami. È una bella cifra. Esatto, sì, solo 3 gatti e chiaramente nell'arco del mese ne sono arrivate tante altre di segnalazioni, ecco. Quindi questo è un po' il problema, che anche inerente al rifugio, no? Siamo andate avanti un po' a rilento con la realizzazione del rifugio, perché ovviamente ci vogliono anche molti fondi per realizzarlo. Quindi i fondi sono quelli che sono, o si usano per i gatti, quindi per i veterinari, no? Per le cure. Quelle che sono le urgenze, perché queste, esatto, urgenze. E quindi è difficile mettere da parte, ecco, dei fondi per poter realizzare anche le strutture del rifugio. C'è anche da dire che in questo momento siamo un po' in una fase di stand-by, perché in realtà noi adesso abbiamo finito la recinzione e potremo già realizzare le casette, dei ricoveri per gatti, quindi le casette chiuse dove possono andare appunto a dormire. Però in questo momento non possiamo ancora realizzarle perché c'è un iter, diciamo, burocratico in corso, bisogna cambiare destinazione d'uso del terreno, che è destinazione agricola. È solo che sono già 2 anni che aspettiamo questo cambio, quindi diciamo che ci spiace. Cerchiamo di accelerare la burocrazia, sì, se qualcuno ci sta ascoltando. Ci sembra che insomma, l'amministrazione non... non sia così, come dire, non consideri molto, ecco, l'importanza di questo progetto, no? Però in realtà io penso che anche per il comune di Gastino sia un progetto che può diventare un valore aggiunto, ecco, anche per il comune, oltre ad essere anche utile per il comune per far fronte magari ad emergenze, no? di gatti sul territorio. Assolutamente. Quindi adesso la prossima settimana forse avremo un incontro con sindaco assessore e speriamo ci diano buone notizie, poi pubblicheremo insomma come evolverà il tutto sui social e sul sito. Bene, vi seguiremo. Facciamo un'altra pausa e rientriamo subito dopo. Rieccoci insieme, riprendiamo dunque questa nostra puntata dopo break pubblicitario. Per tutte le informazioni 392-022-8020, scriveteci, poi noi gireremo tutta Laura Caterina, potete mandarci anche una mail a grp@grp.it. Mi piaceva tornare un momento però ai volontari, perché visto che siete un'associazione di volontariato, non ricevete fondi, ma fate tutto con le vostre forze, con la vostra passione e con la generosità di chi appunto intende darvi una mano. Il ruolo del volontario è davvero fondamentale, Caterina, come ci spiegavi prima, per aiutare questi gatti. Sì. E sono tanti e sono ruoli diversi e vorremmo che fossero di più, ovviamente, quindi chi vuole unirsi è benvenuto. Però ci si può candidare, Assolutamente, noi siamo a braccia aperte. Allora, anche perché voi siete ovunque, siete su Facebook, siete su Instagram, avete un sito, avete appunto uno store dove trovate sia Laura che Caterina che tante altre fanciulle e fanciulli dell'associazione. Ecco, sì. Dicevamo, per concludere il discorso dei volontari. I volontari abbiamo nominato gli installatori, i taxi, che sono insomma quelli più quotidiani, però prima parlavamo delle sterilizzazioni e queste avvengono se c'è qualcuno che cattura. E i catturatori sono preziosi e rarissimi, quindi perché ogni gatto che deve essere portato in sterilizzazione, che proviene da una colonia o che comunque è selvatico sul territorio, deve essere catturato tramite delle gabbie trappola per essere sterilizzato e poi riportato sul territorio. Questo vuol dire avere il tempo, la dedizione, la possibilità di andare dove ci sono le colonie, i punti pappa o in alcuni casi anche solo dove c'è un gatto malato che spunta per strada, come Flora, ad esempio, di cui parlavamo prima, e appostarsi, avere tanta pazienza e catturare i mici. I volontari, appunto, vogliamo ricordarli ancora. E i volontari sono appunto i catturatori nonché quelli che vanno a cibare le colonie, perché ovviamente ogni punto pappa chi porta dunque fisicamente il cibo ha bisogno di quotidianamente, perché i mici mangiano tutti i giorni, di quotidianamente di qualcuno che si rechi a portare da mangiare.
E poi gli altri volontari importanti come tutti gli altri sono quelli che si occupano delle nostre pagine social e del nostro contatto con gli adottanti, con i Magari segnalanti e facciamo con tutti. Per vedere la pagina, ecco, cui abbiamo vite da salvare, grafiche. le sfigatte, vite da salvare, che bello sto gattino. Quello è Napoleone. Napoleone? Abbiamo grafiche, abbiamo chi si occupa di scrivere gli appelli, di farci le locandine, di pubblicare più volte al giorno tramite tutti i canali social, perché comunque sia per raccogliere fondi, sia Dopo vediamo la per... mail info@lesfigate.it, però fidatevi, trovate qualsiasi Sì, c'è cosa. tutto. Sì, è facile tramite il sito, i social, trovate tutto. Insomma, questi sono i nostri E volontari anche le che... volontarie che fanno il turno allo store Anche per lo tenere store. aperta appunto la sede. Ecco, lo store, ripetiamo prima di continuare il nostro racconto, da che ora è aperto, quando ci si può recare? Sì, allora il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12. Perfetto, quindi da casa prendete nota, ma che bene. Ecco, continuiamo a far. Ecco, questa è la maglia che hai tu, Sì, vero? questa è la maglietta che ho io. Stickets, Sì. bello. E c'è anche in altri colori, che Sì, bello. ci sono bianche, grigie, viola, granata, sì, azzurre. Quante belle cose. Quindi proprio un mondo dedicato ai gatti, questi sono portafoglini? Sì, Vedevo bene? sì, c'è un po' di tutto, ci sono delle pochette, dei portadocumenti, portamonete, borse fatte a Ecco, poi mano. vedo anche prezzi accessibili, per cui Sì, con sì. poco invece si può aiutare Ci in sono modo anche tante cose che davvero possono essere anche importante. personalizzabili, quindi se ci Queste ragazze che scrivono... fanno un lavoro immenso, enorme. No, abbiamo tantissime cose carine, infatti... Ma chi ve ne realizza? Ma allora... Bello. Abbiamo soprattutto una volontaria che si chiama Isabella che fa tutte queste borse stampa, con queste varie stampe e quindi possono essere anche personalizzate. E poi sì, Ah, quindi vabbè. anche stampe Sì, personalizzate, questa qua l'ho fatta fare io. vedi? C'è un Personalizzata. toro granata, quindi mi fa capire una certa qualpassione. Vedo Sì. una maglia granata, quindi siamo nel mondo Però toro c'è qua. anche poi il portachiavi neutro, insomma, quello... Per chi magari è torinese, ecco, no, non torinista, quindi con... Ah, qui vediamo Chiara Appendino che è Sì, venuta a questa è trovarmi. l'inaugurazione. Questa è l'inaugurazione dello store 2 anni fa e c'era anche l'ex sindaca, sì, è la... L'ex sindaca. Bella, Sì. è una bella realtà, fate davvero un lavoro preziosissimo che vale la pena di raccontare in televisione. Allora, noi continuiamo con la nostra carrellata perché abbiamo tutta una scaletta e parlavamo dei gatti orfani e dei lasciti. Sì, allora, gatti orfani. Sì, tra le varie segnalazioni che noi riceviamo, quindi sia segnalazioni appunto come abbiamo detto di gatti che si trovano abbandonati, oppure Questi anche... due musetti invece, e io poi mi distraggio, avendo due gatti, lo Ecco, questi dichiaro. qua sì, sono a proposito appunto di gatti rimasti orfani. Allora, noi riceviamo tante segnalazioni anche di persone che hanno i parenti che o sono magari venuti a mancare oppure sono stati ricoverati in qualche struttura e ci sono i loro gatti che cercano una sistemazione. Diciamo che spesso i parenti non sono sempre disponibili ad accogliere quei gatti dei parenti che sono venuti a mancare e quindi chiedono aiuto alle associazioni. Quando va bene, perché poi in altri casi magari non hanno neanche questo scrupolo e sappiamo che insomma capita spesso che a volte i gatti vengono direttamente portati nei gattili oppure liberati in qualche colonia o in un cortile. E infatti la gatta che è passata prima, quella siamese, era proprio la gatta di una signora che è mancata, i figli, dei 3 figli, neanche uno che potesse farsene carico, l'hanno presa e messa in cortile e lasciata lì. I vicini di casa, poi dopo tra l'altro un bel po' di tempo ci hanno poi contattate perché non stava benissimo la gatta e ci hanno spiegato la storia e così l'abbiamo recuperata noi. E adesso lei è felicemente adottata da Elisabetta. Ecco, quindi
quello che noi vorremmo suggerire, visto che ovviamente non sempre i parenti se ne possono far carico, no? magari non vogliono prendersi la responsabilità, no? di questi gatti, dei loro parenti che vengono a mancare, un consiglio, ecco, alle persone che o magari sono sole e non hanno poi parenti che possano accudire i loro gatti quando verranno a mancare, oppure sanno di non poter contare sui figli, insomma, su altri parenti, ecco, che contattino prima le associazioni, sì. Ecco, no? In modo preventivo, perché almeno ci si accorda in modo tale che quando poi purtroppo o vengono ricoverati o comunque passano a miglior vita, ecco, questi gatti non facciano chissà quale fine, quindi noi siamo disponibili ad accogliere questi gatti e lo facciamo sempre, a prescindere quando ci viene chiesto, però questi gatti poi rappresentano anche un costo per noi, e noi perché poi li manteniamo in stallo, magari sono anziani, hanno delle patologie, li portiamo in clinica, ovviamente poi lì i parenti non finanziano, per cui certo. È un costo e noi utilizziamo delle risorse che dovrebbero essere utilizzate per i randagi, per i gatti senza padrone, e li dobbiamo utilizzare per dei gatti di proprietà, non è giusto, perché poi magari ci vengono a mancare, no, per effettivamente i gatti senza padrone. Quindi sarebbe così una cosa utile, ecco, di buon senso, ma proprio per tutelare questi amici, che ci contattassero prima, così ci si mette d'accordo. Chiaramente noi prendiamo i amici, sarebbe anche carino che insieme ai amici magari lasciassero una piccola quota, ecco, certo, per poterli mantenere per tutto il tempo necessario finché trovino poi un'altra adozione, eventualmente per farli curare se necessario, ecco, non è che si pretenda il patrimonio. Poi se qualcuno non ha figli e vuole lasciarci il patrimonio, noi sappiamo come utilizzarlo, però a parte gli scherzi, voglio dire, veramente solo una piccola quota che ci permetta, ecco, di non dover utilizzare risorse che sono destinate ad altri amici. E certo. I amici che sono passati in foto, quelli sotto, nascosti sotto la coperta, ecco, sono due amici di una signora che è stata ricoverata in una struttura, dei figli, nessuno era disponibile, li abbiamo presi noi, però abbiamo trovato questo stallo che non è proprio il massimo, perché sono appunto da soli tutto il giorno, e con la volontaria lavora, li ha sistemati in mansarda, lei ha altri animali, cani e gatti, e sono lì da 3 mesi, nessuno ci ha più chiesto notizie. E se sono vivi o morti, se stanno bene, adottiamo, se questi, ecco, due musettini dolcissimi, cercano adozione, sono, hanno una certa età, però sono sani, sono di 9-11 anni, maschio e femmina, un po' spaesati, ecco, perché purtroppo poi vivono anche questo dramma, anche gli animali, perché comunque si ritrovano di punto in bianco, cioè portati via dall'ambiente, no, dove sono sempre vissuti, magari chiusi in gabbia da qualche parte o comunque in un posto estraneo, e insomma è anche un trauma per loro. Assolutamente, ecco. Qui i gatti sono molto sensibili, sì, sì. Hanno sì, una sensibilità, no, incredibile. Infatti. Purtroppo il tempo sta volando, facciamo ancora una pausa e poi rientriamo, perché dobbiamo parlare ancora di tanti altri argomenti, degli aiuti che date alle regioni del sud, abbiamo delle immagini, delle foto, le varie iniziative, le uova, sì, di Pasqua e via dicendo. Quindi abbiamo ancora tantissimi argomenti, a tra poco. Rientriamo insieme dunque per interagire con noi, 392-022-8020, mandateci i vostri messaggi WhatsApp, se avete bisogno di informazioni potete scrivere anche a noi o rivolgervi direttamente all'associazione Le Sfigatte ODB, le trovate davvero ovunque, sono molto social, quindi su Facebook, su Instagram, hanno un sito, le trovate e rispondono subito, per cui per segnalazioni, ecco, fatele le segnalazioni, non facciamo morire questi gatti, i loro cucciolini, come ci raccontavano prima, raccontando, come ci raccontava Caterina, raccontando la storia di Mir, perché basta davvero una semplice telefonata e si possono aiutare questi gatti, questi animali che poi sono indifesi alla fine. Ecco, come associazione voi aiutate anche i gatti del sud, e nel sud sappiamo essere il randagismo un problema particolarmente importante. Sì, diciamo che ultimamente abbiamo iniziato ad aiutare anche molti volontari del sud. Molti, e anche qui abbiamo tante immagini. Sì, molti gatti del sud, quindi Campania, Sicilia, Calabria, anche perché questi animali hanno la sfortuna comunque di nascere in zone in cui c'è
carenza, ecco, di istituzioni. Ecco. Ci sono poche associazioni. Qui vediamo alcune foto appunto di gatti. Sì, ci sono poche associazioni e quei pochi volontari cioè, operano veramente in condizioni molto difficili, proprio per condizioni, diciamo, pratiche, culturali e anche economiche più difficoltose, ecco, rispetto a quelle a cui siamo abituate noi. Quindi cerchiamo di aiutarli, chiaramente fondi permettendo, cerchiamo di aiutare anche loro e diciamo che per noi, ecco, l'empatia non ha confini territoriali, questo è un po' il nostro tallone d'Achille, per cui a volte ci arrivano queste segnalazioni anche dal sud e dovremmo dire non è di nostra competenza territoriale, però poi diciamo ma questi poveri animali che hanno la sfortuna di nascere dove magari non ci sono associazioni volontarie, allora che fine devono fare? Ecco, qui c'è un video che ci avete girato di un gattino arrivato da Ragusa, paralizzato. Sì, questo era Gigi, è arrivato a Torino, è stato trovato incidentato, quindi è arrivato con la staffetta, purtroppo non c'era nulla da fare perché era una lesione di quelle, insomma, irrecuperabili, però nella sua sfortuna è stato molto fortunato perché lo ha adottato una veterinaria a Firenze che ha già anche altri animali e disabili. E lì è lì, nel suo, a casa sua, nel giardino. E questo Gigi, nel giardino, nella sua, Gigi, diciamo sì, così, seconda vita. Esatto, sì. Amato nella sua nuova famiglia. Sì. E comunque ne abbiamo già fatti arrivare parecchi negli ultimi tempi, ma una cinquantina minimo, ecco, sì, del sud. Chiaramente arrivano qui, poi con le staffette li facciamo... Ecco, poi abbiamo anche il video di una gattina che arriva da Palermo. Sì. Questa è anche un'altra delle segnalazioni, cioè più che segnalazioni vediamo aiuti, questi post su Facebook a cui non riusciamo, per i quali non riusciamo a far finta di niente, quindi contattiamo i volontari del posto. Chiaramente quello che facciamo è una goccia del mare, non è che possiamo risolvere i loro problemi, no, anche di randagismo, però tanto. È anche vero che quei pochi che riusciamo a salvare, a quelli però cambiamo la vita. Quindi questa era una amicina segnalata in mezzo alla strada, tutta infradiciata, con tanto problemi anche gravi di rinotracheite, infatti poi è arrivata a Torino e si è dovuta fare l'enucleazione dell'occhio, ecco, perché era così irrecuperabile, e anche lei è stata in stallo tanto tempo da Angelica, le sue figlie, e adesso ha trovato adozione. Sì, quindi sono pochi casi, però a loro va bene, ecco, cambiamo la vita. Ecco, poi ci sono le iniziative solidarie, abbiamo detto arrivano le uova di Pasqua, sfigatte, proprio, sì, mettiamo anche sì, la locandina, il 5 per 1000, tutto questo per aiutarvi e sostenervi nei vostri progetti. Sì. E nel vostro lavoro quotidiano, perché comunque... Cerchiamo di inventarci e proporre vari progetti proprio per raccogliere più fondi possibili per aiutare i gatti che sono qui sul nostro territorio, quelli che sono al sud, o chiunque insomma ci contatti. Ovvio che il limite spesso sono proprio, ecco, le risorse. Però se torniamo alla locandina di prima, c'è adesso, la donazione per l'Ucraina. Adesso sì, abbiamo fatto questa iniziativa che sono le uova di Pasqua, con cui vogliamo raccogliere dei fondi ovviamente per la nostra associazione, e una parte verrà utilizzata per apportare degli aiuti anche a un rifugio canile in Ucraina. Quello di Andrea Cisternino, che tra l'altro che ieri sera ne parlavano anche il TG, che sì, 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 non arrivano gli aiuti e non sanno come andare avanti, anche per sia lui che gli altri volontari e sia gli animali. Assolutamente. E speriamo per questa settimana di avere le uova pronte e disponibili per la vendita, e si possono trovare sia allo store, come ecco, allora, abbiamo detto prima. Visto che abbiamo ancora qualche minuto, rilanciamo lo store, dove esattamente, perché per chi si fosse sintonizzato un pochino più tardi. Sì, la nostra sede è in via Pasquale Paoli 41B. Mm-hmm. Aperto il martedì e il giovedì 16-19 e il sabato 10-12. Perfetto, quindi fate un giro davvero. Sì, troverete sicuramente è un angolo delizioso. Qualcosa che può piacere tra i nostri gadget. Un appello per volontari e balie, insomma, sempre, le sfigate, sempre. Ne avete tanto bisogno. Abbiamo una mail a cui potete scrivere, ci sono dei numeri di telefono sul sito che trovate facilmente, a cui potete mandare un WhatsApp.
Abbiate pazienza, rispondiamo a tutti. Se non rispondiamo è perché abbiamo qualche emergenza in corso, però, però arriverà la risposta. Arriverà, ecco. Rispondiamo, penso, veramente a tutti. Volontari sì, balie sì, stallatori e anche sostenitori in ogni modo, insomma, se non potete aiutarci fisicamente con, insomma, con il vostro lavoro, ovviamente chiediamo anche donazioni e aiuto di ogni genere tipo, per, anche in cibo, nel senso che noi alimentiamo tantissimi gatti, ecco, sul che territorio. Che tipo di cibo raccogliete? Allora, sia allo store, ma sia scrivendoci una mail, anche tramite la piattaforma Amazon, ad esempio, si può inviare del cibo che viene utilizzato per le colonie, perché noi abbiamo più di 300 gatti da sfamare tutti i giorni e quindi mangiano, e mangiano tantissimo, e grazie alle volontarie che gliele portano, e però grazie ai donatori che ci fanno arrivare le tappe. In più, tutti i gatti che sono in stallo sono in parte accuditi dagli installatori, ma in parte forniamo noi anche il cibo necessario, soprattutto se è cibo specifico, cibo medicale, veterinario, e quindi ci si può aiutare anche in questo modo, mandandoci una mail, o ancora meglio venendo allo store, dove appunto potete anche conoscere alcune delle nostre volontarie che, e anche qualche che vi aspettano. E ogni tanto qualche gattino, qualcuno che è in attesa di trovare uno stallo, può essere allo store e viene accudito dalle, da delle volontarie che, insomma, anche lì si danno i turni per riuscire a non lasciarli soli e a tenergli compagnia, insomma. Ecco, Laura Bettella, presidente dell'associazione Le Sfigatte. Quando la sera arrivate a casa siete stanche ma felici? Perché fate tanto bene. Sì, c'è sicuramente della fatica, anche dello stress. immagino. Però alla fine diciamo che quando vediamo certi risultati è chiaro che c'è anche soddisfazione, ecco, gratificazione, anche nel vedere, insomma, quello che siamo riusciti a creare comunque in un tot di anni. Sì. Poi si creano anche rapporti umani, perché come ci spiegava comunque Caterina, voi mantenete i contatti con le famiglie che possono comunque interagire, che possono, le famiglie che hanno adottato un vostro amico. Noi vogliamo amico. Essere un punto di riferimento in ogni caso per chi adotta da noi, per chi vuole adottare, per chi ha adottato da accudisce altri. Gatti, magari in cortile, per chi dà da mangiare al gatto sotto casa. E in questo senso anche con le famiglie degli adottanti vogliamo mantenere dei contatti, perché poi partecipino anche un po' alle nostre attività, insomma, quello ci piace, perché se la nostra attività è cresciuta è perché sicuramente anche tramite gli adottanti stessi, che ci hanno a loro volta fatto pubblicità, hanno creduto in noi, hanno visto come abbiamo trattato, curato, allevato il gatto. E dopo anni, adesso, visto che non io ma Laura e Miriam hanno cominciato ormai veramente tantissimi anni fa, arrivano ad adottare nuovi gatti delle nuove generazioni praticamente di adottanti. Sì, è vero. Gatti che abbiamo magari dato in adozione nel 2006, 2005, 2006, proprio all'inizio. Adesso avevano anche magari una certa età, quindi magari sono venuti a mancare e ci richiedono in adozione altri amici, sì. E quindi, no, è bello, perché poi sono loro, spesso sono loro che ci mandano gli aggiornamenti, non siamo noi, ecco, a controllare, no, come va l'adozione, come va, sono loro che hanno piacere. Noi di condividervi, mandano la foto. Sì, noi siamo molto contente, sì, che ci mandi ogni tanto una fotina, ogni tanto, è giusto, dai, è bello. Sì, no, è da soddisfazione. Sì, vabbè, sì. Complimenti dunque per il lavoro che svolgete quotidianamente. Abbiamo detto tutti, i riferimenti li abbiamo dato, sì. Mi raccomando, facciamo segnalazioni, perché questo è fondamentale per il loro lavoro quotidiano ed è fondamentale per salvare e aiutare dei gattini. Chi vuole donarci 5 per 1000, visto che da adesso in avanti è il periodo, non costa nulla,
a chi lo dona, però per noi fa proprio la differenza. Per voi è tanto, sì, certo. Sì. Allora, ringraziamo di cuore Laura Bettella, presidente dell'associazione Le Sfigate, e Caterina Altomani, consiglio direttivo appunto delle Sfigate Odivi. Grazie, grazie davvero per voi. Essere grazie stati con noi. Grazie, grazie, ancora complimenti, ve li rinnoviamo. Noi ci rivediamo subito dopo perché è il momento della nostra rubrica.